Ciao a tutti amici di OneFootball e di Zona Mista, oggi siamo in compagnia di Andrea Agostinelli della nostra redazione, con il quale oggi parleremo di quanto è successo nel weekend, quindi emergenza sanitaria, poi risponderemo alle vostre domande e daremo anche i nostri Oscar del weekend, quindi miglior giocatore, miglior partito, miglior risultato e così via. E partiamo proprio con l'emergenza sanitaria, il Covid-19, dato che tante delle domande dei nostri utenti erano appunto su questo caso. Alcune domande erano: gli europei verranno rinviati causa virus, il campionato verrà sospeso, quando recupereranno le partite, la Lega come affronterà la coronavirus, insomma tante domande. Partiamo dal piccolo, Serie A, e poi ci espandiamo in Europa, diciamo. Allora, quindi Serie A, c'è stato il rinvio di 4 partite, credo decisione corretta, più che altro perché era una direttiva del governo, quindi era giusto seguirla. Vediamo come si svilupperà, perché comunque la situazione è degenerata in 24-48 ore, quindi sul piano di una settimana rischia di essere ancora più importante a livello di rinvio di partite. Non mi azzarderei in rilanci del tipo quali partite verranno rinviate o anche meno. Anche se hanno già dato alcune date, però non ce la sentiamo magari di date, perché non sono decise, è tutto un work in progress. Facciamo un esempio: noi adesso stiamo registrando e la probabilità più concreta per Juve-Inter, ad esempio, quella delle porte chiuse. Però non escluderei a priori l'opportunità che venga totalmente rinviata, quindi è ancora lunga, in fase di definizione, per cui vediamo. E poi questa settimana ci sono anche le partite di Coppa, delle Coppa Europee, Champions League, caso? Vediamo, perché allora Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse almeno. Questo quindi si giocherà comunque. Quello che sappiamo adesso, mentre registriamo, che purtroppo la situazione cambierà in 24 ore anche questa. Sì, sottolineiamolo questo. Sì, allora l'opzione più concreta è che si giochi a porte chiuse a San Siro. Okay. Poi che vengano prese in considerazione altre opportunità, non è da escludere. Dopo questa partita vediamo, perché poi ad esempio noi non sappiamo se questa cosa andrà ad intaccare anche altri stati europei, per ora solo l'Italia, non sappiamo quanto si potrà allargare o meno, per cui quanto tempo? Chissà se quando arriveremo agli europei ci sarà ancora questa emergenza. Però, infatti, una domanda riguardava proprio quello: gli europei verranno rinviati? Forse un po' presto per se vuoi guardare a Tokyo sono abbastanza spaventati dell'idea delle Olimpiadi. Questa è stata solo l'Olimpiada. Tra l'altro sentivo Tokyo stamattina alla radio: vieni alle Olimpiadi con noi. No? Per cui vediamo. Diciamo che su questa materia non siamo i più esperti per esporci, per cui fidatevi di chi ne sa più di noi. Sulle europee rinviati io tenderei a dire no. Speriamo. Però di no, sono pronto a essere smentito clamorosamente. Ok, quindi emergenza coronavirus l'abbiamo affrontata più o meno, scusate se non riusciamo a darvi maggiori informazioni. E passiamo però a quanto è successo di concreto. Sì. Quindi direi di partire con Milan-Fiorentina. Fiorentina-Milan. Di cosa vuoi parlare? Campo, allora, episodi arbitrali, partiamo dal campo, analizzando queste due squadre. Magari questo prima il Milan, che con Pioli adesso sta... Allora, il Milan sta andando bene. Ha un problema, che finché corre è una bella squadra. Appena smette di correre non ha la solidità per gestire il risultato. Perché il gol che ha preso, preso un gol in superiorità numerica, rischiando nella azione precedente di prenderlo in contropiede. Stessa situazione identica successa col Torino nella giornata precedente. Per cui il grosso limite adesso del Milan è mentale, che non sa gestire le partite. Pareggio giusto, perché la Fiorentina anche in inferiorità numerica ha provato a giocare in maniera offensiva, quindi risultato corretto. Primo tempo però più Milan. Sì, ma c'è un, come dire, un pattern ormai delle partite del Milan. Il primo tempo, finché c'è tanta energia e la squadra corre, è vero. E poi un'altra cosa, appena va giù un attimo Ibra, il Milan smette di giocare. Quello che mi è piaciuto veramente tanto del Milan è stata la fascia più o meno sinistra, la fascia sinistra. Sì, è una squadra sbilanciata sinistra. Il quadrante alto a destra ancora non convince parecchio, quindi credo che questo porterà anche il Milan a fare delle valutazioni sul mercato. Ma manca un terzino a destra che faccia lo stesso lavoro che fa Hernandez a sinistra, perché comunque a destra in attacco Castiglieco sta facendo bene. Gli manca un terzino che gli dia una mano su quel lato di campo, perché né Calabria né Conti sono stati in grado di offrire quell'appoggio offensivo. Questa era Fiorentina-Milan, passiamo a Roma-Lecce. Finalmente la Roma si riprende dopo 3 sconfitte consecutive, con questo poker calato in casa, per fortuna, all'Olimpico. Non hanno fatto la figuraccia stavolta. Sì, vittoria che dà morale, 4 gol, non ne hai presi, interrompe la striscia di sconfitte. Adesso anche con il fatto che l'Atalanta non abbia giocato ti sei riavvicinato un attimo al quarto posto, fa morale. Aspettiamo a dire che è passato il momento di crisi, perché comunque i primi 2 gol sono stati un po' regalati alla difesa del Lecce, l'ha confermato anche Liverani, per cui aspettiamo. Però tutto sommato una prima reazione,
anche qui se Dzeko gira al 100% la Roma è una grande squadra, appena Dzeko va un attimo sotto cominciano i problemi. Ok, passiamo invece adesso alle domande dei nostri utenti. Cominciamo con Dottor Antonio. Ma secondo voi Immobile riuscirà a superare i gol di Higuain in una singola stagione? Intanto, Higuain quanti ne ha fatti? 36. 36, vero? Credo di sì, 36. Ma io azzardo un sì. Sì, sì, ce la può fare. Visto l'andazzo tranquillamente. Sì, continua a segnare. Allora, al netto degli infortuni che possono capitare o meno, non vedo di fronte periodi di siccità così grandi da poterlo fermare adesso. Beh, ce la può fare tranquillamente. Un'altra domanda che riguarda la Lazio con Andrea. Sì. Candy the Cat, secondo voi la Lazio riuscirà a tenere questo ritmo fino alla fine della stagione? Appunto. Sì. Se sì, può vincere il campionato. Sì. È tutto collegato, il discorso che abbiamo fatto adesso. Se Immobile segna, la Lazio vince. Se la Lazio vince, va avanti nel suo cammino e se va avanti così può lottare per lo scudetto. È così. Rispetto a Juve-Inter, continuiamo a dirlo, non ha la pressione della Champions. Non ha la pressione della Champions, si conosce benissimo. Sì, ma questo weekend contro il Genoa è stato... Sì, si conoscono la memoria, si muovono bene, hanno un'idea precisa, sanno come colpire gli avversari, come dicevo non hanno la pressione delle coppe europee, per cui vediamo, perché il mese prossimo, se facciamo un esempio, la Juve va ai quarti di finale, l'Inter va avanti in Europa League, sono tre situazioni differenti in cui la Lazio è quella che si mette nelle condizioni migliori. Insaziabile comunque questa Lazio, incredibile, insaziabile. Francesco Cives ci fa una domanda abbastanza lunga. La Juve continua a vincere in campionato e a tenere lo stesso gioco vincendo con pochi gol, vittorie per 1-0, 2-1 eccetera. Cosa pensate che farà la Juve in Champions? Secondo voi la Juve mercoledì giocherà meglio per il semplice fatto che è una partita di Champions League? Meglio non lo so, non credo. Dobbiamo aspettarci forse una prestazione migliore sotto l'aspetto caratteriale, mentale. Prendete come esempio Inter-Juve, quella partita lì che i primi 40 minuti la Juve è scesa in campo e va. Si vedeva che controllava la partita a livello mentale. Dico, una Juventus allegriana. Cristiano Ronaldo alzerà ancora un attimo il livello delle prestazioni e tutto quel piano lì. Dybala sta giocando bene, secondo me darà una mano. Vediamo se ci sarà già Chiellini ancora titolare o meno, perché comunque la presenza di Chiellini fa tutta la differenza per la difesa. Vediamo. Comunque, non tanto sul piano del gioco, ma sul piano caratteriale sì. Don Bradipo 29. Domanda seria, specifica, tra parentesi. Quando tornerà a capitare Andanovic? Allora, secondo le ultime informazioni, contro la Juve l'obiettivo era Juventus-Inter sin dall'infortunio. Vediamo adesso, ricollegandoci anche al discorso iniziale, se si giocherà, se sarà in campo. Io credo che è una partita troppo importante per non farlo giocare. È interessante anche vedere come si muoverà poi l'Inter sul mercato per trovare questo vice Andanovic, un giocatore buono coi piedi. Radu era... È già lui? Radu è già nel... Se non mi sbaglio, è in prestito al Genoa, però è di proprietà dell'Inter, quindi credo che al momento sia la soluzione migliore. Okay. Poi vediamo. Già a fine stagione magari potrebbe anche... Credo che quello fosse già il piano a inizio stagione, quando era stato lasciato al Genoa. Poi l'arrivo di Perina ha cambiato un attimo le carte in tavola, però ad oggi credo che quello sia la prima soluzione l'Inter debba valutare. Ok. Questa domanda invece riguarda il Milan. Vai. Forto 17. Secondo voi Pioli verrà sostituito per la prossima stagione? Se sì, chi crediate possa diventare il nuovo allenatore del Milan? Allora, togli il se. Pioli verrà sostituito perché l'unico vincolo era la qualificazione in Champions, che non arriverà, per cui verrà liberato. Primo nome che si fa è quello di Ralf Rangnick, che è spinto da Gazzidis. Questa sembra essere le notizie che ci arrivano dall'Italia. Non escluderei Spalletti perché è stato cercato in maniera concreta. Dopo l'esonero di Giampaolo era la prima scelta della società, quindi inevitabilmente ci sarà un nuovo contatto, Allegri. Possiamo dare anche un nome di un outsider? De Zerbi? Per riprendere un po' il piano del... Ma tu credi che Pioli sia effettivamente un allenatore da sostituire? E dipende qual è il piano della società, il discorso è sempre quello. Cioè lui è già arrivato che era una soluzione di riserva, non era la prima idea della società. Però nonostante tutto, voglio dire, sta facendo bene, perché comunque il periodo di transizione tra dicembre e gennaio poteva essere molto delicato. Hai perso Piontek, hai venduto Suso, potevi perdere Paquetà, è arrivato Ibrahim. Invece non era semplicissimo, l'ha gestito bene, ha recuperato Rebic, ha recuperato Castiglieco, ha rimesso insieme una squadra tatticamente organizzata, per cui ha fatto bene, diciamo che non avrà problemi a trovare un lavoro nella prossima stagione, non credo che sarà ancora il Milan. Okay. Oscar? Passare agli Oscar, vai. L'ultima sezione di questo video di oggi. Allora, miglior giocatore secondo te? Miglior giocatore? Io per il nostro articolo settimanale abbiamo votato Ronaldo, perché alla fine ha fatto il record di gol, 11 gare consecutive con almeno un gol, sembra giusto celebrarlo. Ok,
Io invece vado un attimo all'estero con il mio giocatore e dico Messi con questo poco che ha calato alle bar. Mi permetto di andare fuori. Non è solo su Serie A. No, facciamo. Per oggi facciamo così, visto che è una giornata un po' strana. Va bene. Anche perché, voglio dire, ha fatto 4 gol. 4 gol, sì. Il fatto che... Era anche la partita dedicata. È un campione. È la partita dedicata per il Barça. Sì. Tutto quello che stiamo dicendo su Napoli-Barça, che Napoli ha una possibilità o meno. Se Messi gira, non c'è possibilità il Napoli. Non lo fermi Messi, purtroppo. Ecco, miglior gol allora. Fabio Ruiz. Questo weekend ci sono stati poche partite, sì, ma un sacco di gol bellissimi. Sì, direi Fabio Ruiz o la punizione di Cataldi in Genoa-Lazio. Okay. Bella, precisa. Sì. Primo gol della Lazio. Bella azione, sì. Perché l'abbiamo buttato come giocata del weekend per mascherare un po'. Invece oggi, visto che lo facciamo strano, io dico Ibrahimovic, il non gol di Ibrahimovic. Anche è stato veramente il gol alla Zlatan. Sì. Che il Milan voleva e si aspettava. Esatto, è una prova che l'età non conta, quando vuole piega ancora le partite. Ha steso praticamente tra avversari. Ah sì, ma la cosa bella è partito da fermo, gli è arrivata la palla addosso e ne ha saltati 3 o 4 così senza problemi. Incredibile. Miglior risultato. Posso guardare anche all'estero anch'io allora? Perché me ne ero preparato un attimo. Guarda, prima te che ci pensi un attimo. Il mio risultato secondo me è Roma-Lecce. L'importanza del risultato della Roma. Sì, ci sta. Dopo questo recente calo. Ci sta. No dai, restiamo in Serie A. Io dico la vittoria del Napoli col Brescia. Perché comunque stava andando male. Il Brescia gliela stava incartando. Invece hanno trovato di forza, di carattere. L'hanno ribaltata. Perfetto. Momento di follia. Oddio, un momento di follia. Questo è brutto. Io direi chiaramente il fatto del rinvio delle partite per l'emergenza sanitaria. Il fatto che sabato sera questo dovrebbe essere il momento di follia del weekend. Però proviamo a guardare anche un po' il calcio giocato, al calcio successo in campo. Momento di tu ce l'hai, io ne ho una. Vai, dimmela. L'entrata di Theo Hernandez dopo il gol segnato. Cosa fai? Cioè, sei un po' inginocchiata così, non lo fai. Molto anch'io quella. Che sportivo sei, voglio dire. Ero completamente dimenticato. Mamma mia. Molto anch'io quella. Per drammatizzare un po' questo weekend di virus, eccetera. Mamma mia. Ci siamo. Grazie Andrea, siamo arrivati alla fine. A voi. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciateci un like, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo domani con un altro video. Andrea, magari ci vediamo noi nelle prossime settimane. Ci vediamo in ufficio. Altrimenti in ufficio. Ciao. Ciao.